Letterario, una volta ancora, attraverso uno dei suoi grandi esponenti, uno dei padri della patria, uno dei padri della lingua, uno dei padri della letteratura, cioè Dante Alighieri. Perché Dante Alighieri è un personaggio estremamente significativo per il nostro presente e per il momento attuale? Perché Dante Alighieri vive in un momento straordinario. Se vi ricordate le precedenti lezioni, noi abbiamo lasciato l'Italia alla fine del 200, quando si sta spuntando, sta sorgendo la modernità. Ci metterà dei secoli la modernità per sorgere, però quando noi vediamo che tutti questi fenomeni che abbiamo visto, l'espandersi delle città, dei lavori, delle occupazioni e quindi il complicarsi e l'arricchirsi delle relazioni umane, l'uscita dal mondo feudale, entrando in un mondo protocapitalistico o commerciale o dell'urbanesimo, chiamatelo come meglio, come preferite, è, però quando vediamo questo vediamo che è sorta anche una letteratura in volgare, riassunto delle puntate precedenti, no? È in questo contesto dove le scelte per il futuro, per la creazione della comunità, per lo stare insieme, per le ideologie, per le grandi idee si fanno calde, scottanti, è in questo contesto, nella Firenze della fine del 200, che vive Dante. Ricordiamo che ci sono due grandi poteri che si contendono la supremazia assoluta in Europa, sono la Chiesa e l'Impero, l'Impero Germanico. Ricordiamo anche però che questi poteri non hanno un potere illimitato, anche questo ci farebbe pensare, perché oggi noi abbiamo a che fare con un potere che per quantità e intensità è imparagonabile a tutti quelli precedenti, cioè è potentissimo. Questi quando schioccano le dita ti controllano fino all'ultimo pelo e fino all'ultimo battito di ciglia. Ovviamente prima dell'età, poi hai capito, dici che sei complottista, dici 5G, ma non è questione di complotto, è questione di capacità tecnica. Prima della rete telematica, naturalmente il controllo del potere era molto diverso, e anche per questo le soggettività, le individualità si sono potute sviluppare, no? Perché infatti erano al riparo da un potere che invece adesso è capace di programmare e stabilire la tua vita in ogni dettaglio, ma non è un modo di dire, è proprio in ogni dettaglio. Quindi sono situazioni che bisogna sempre tenere presente la differenza. In ogni caso, all'inizio di questa parabola, che ora sta finendo, appunto in questa postmodernità liquida, nella quale sembra che stia emergendo soltanto l'uso della forza, soltanto la legge del più forte, chi ha più giornali, chi dice la menzogna più grossa, chi la sa difendere meglio, chi ha gli idranti, chi ce l'ha gli idranti? Lo Stato. Ma che Stato è? È lo Stato infiltrato dai poteri neofeudali, proconsole di poteri neofeudali, ci stanno, non stanno. Si scandalizzano più, se lo dici due volte non si scandalizzano più, perché loro giocano così. Stiamo uscendo e invece all'inizio di questa parabola, in questo tornante del Medioevo, si stava proprio uscendo da quelli, te l'ho raccontato, tu entravi nella città ed eri libero dopo 6 mesi, e resistevi in città 6 mesi da servo della gleba, dipendente da un signore come Don Antonio che non può fare lo sciopero. Ho ricordato a Don Antonio, importante. Poi un giorno vi dirò pure come si chiama veramente Don Antonio, non vi dirò chi è. Sono tanti Don Antoni. Allora tu esci dallo stato di minorità, dallo stato di dipendenza personale, economica, personale, esistenziale, ti rinchiudi paradossalmente nella città, la città c'ha le mura, e diventi libero. Naturalmente nella città si trasferiscono, uguale che sono sorti la complicazione dei rapporti, i commerci, gli scambi, i sentimenti, le idee, anche la lotta politica. La lotta politica diventa molto molto intensa a Firenze, in particolare attorno a due partiti che voi sicuramente avete sentito nominare tutti quanti, cioè i Guelfi e i Ghibellini. Va bene? In realtà a Firenze c'è un partito unico, ci sono solo i Guelfi, però a loro volta i Guelfi sono divisi in due settori. Uno papalino, cioè uno che pensa che sono favorevole alla teocrazia, va bene, al governo diretto del Papa sui territori che appartengono alla Chiesa, e un altro, cosiddetti Guelfi bianchi, a cui fa parte Dante, invece imperiale. Infatti Foscolo poi lo chiama Ghibellino addirittura,
i ghibellini sono proprio gli imperiali, cioè quelli che vogliono, che concepiscono, e questo è molto importante per noi, tre patrie. La patria cittadina, che pertanto è Firenze, che è una città-stato sostanzialmente, un territorio-stato. La patria italiana, che è la patria culturale, che i nostri padri e i nostri nonni, complessati dal fascismo, vergognati dalla loro bandiera, vergognati dagli errori storici che ha fatto il paese, negavano. L'Italia non esiste. Come non esiste? Come non esiste? Ai, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero, in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Lo traduciamo, l'Italia è un puttanaio per Dante, è un posto di merda, perché Dante è un militante politico, che ci insegna che la parola letteraria non serve per trastullarsi, per coltivare il proprio narcisismo, per fare l'opera d'arte, serve per parlare al mondo. E se l'ha fatto il grande Dante, lo può fare ciascuno di noi, lo deve fare, è il nostro dovere morale farlo. Io ho il dovere di stare qua e ho il dovere di accusare il mio tempo e di mettere in discussione le credenze, le falsità, le cattiverie del mio tempo e proporle ai miei simili, proprio come ha fatto lui. Non è che lui era grande, io sono piccolo, allora io non lo posso fare. No, io sono un microbo, sono piccolissimo ovviamente rispetto alla sua immensità, però seguo le sue orme e tutti dobbiamo e possiamo. Ai, serva Italia, di dolore ostello, la chiama bordello, nave senza nocchiero in gran tempesta. Questo è il momento in cui lui nella commedia, nella Divina Commedia, parla di dell'Italia. Nei canti sesti della Divina Commedia lui fa il sesto dell'inferno, il sesto del purgatorio, il sesto del paradiso, lui li dedica alla politica. Per farvi capire quanto è centrale il discorso politico nel pensiero di Dante. Perché? Perché Dante è un militante e quindi per noi è un esempio straordinario. È il valore di un uomo, di un letterato e di un italiano. Perché effettivamente lui ha un'idea un po' diversa dalla nostra di patria, ma ce l'ha. Generazioni di studiosi e di pensatori complessati dalla Seconda Guerra Mondiale hanno ridotto, abbassato questa idea d'Italia fino a convergere oggi con la liquidità mondialista e globalista che toglie qualunque identità e che in Italia, e questo è uno dei motivi per cui noi siamo così avanti nella distopia, perché l'Italia si caratterizza per uno scarsissimo senso della patria. Fino a poco tempo fa dire patria era proprio una parola dannata, sei fascista. Ma ditemi, ma e lei, questi fascisti sono anche qui in questo momento fra di noi? Perché mi pare che è quasi una ossessione freudiana, questi fascisti. La patria, cioè il luogo dove si sono storicamente sviluppate le nostre libertà e i nostri diritti. E l'idea sarebbe di metterle in comunicazione con altre patrie, riconoscendoci nella diversità. Per Dante è esattamente così. C'è Firenze, che è la sua patria piccola, che è la città, che poi è una città-stato nella quale lui vive la vita politica. C'è l'Italia, che è una grande unità culturale ed esistenziale, e c'è l'impero, che per lui è il diretto discendente dell'Unione Europea, interessante, dell'impero romano, no, e che è alla base dell'idea originaria di Unione Europea, cioè non una sovranità ossessiva come quella di adesso che toglie la sovranità popolare e rende tecnico il potere, ma una sovranità generale, diffusa, scalare, dove le città-stato hanno il loro potere, dove i grandi territori come l'Italia o l'Austria o la Spagna hanno la loro autonomia, e poi ci sono una serie di elementi unificanti. Questa era l'idea originaria.
che era un'idea bella, un'idea storica, un'idea che Dante ha molto chiaramente. Quindi nel Sesto nell'Inferno lui si rivolge contro Firenze, contro il politicamente corretto. Perché mi accusano? Perché sto sotto collegio disciplinare? Perché, lo dico pubblicamente, si incazzano quando lo dici, perché è un po' inquisitoriale, devi stare zitto e vergognato della sanzione che ti vogliono dare. Si incazza, io non sto zitto e vergognato, non mi vergogno di niente, ed è proprio questo, perché è proprio l'idea dell'inventiva. Hai detto le parolacce in classe, poveretti, sono minorenni, capito? Sono bambini che non devono, in televisione vedi lo schifo a tutte le ore, ma se io dico questa è una cazzata in classe, no. E abbiamo un problema allora. Perché invece la nostra tradizione di libertà da dove nasce? O credete che nasca dalle dichiarazioni dei diritti anglosassoni del Settecento? È molto più antica, è molto più profonda, è molto più profonda. Nascono proprio dalle grandi libertà medievali, da questa idea radicata che il letterato può e deve puntare il dito. Quello che fa Dante sono invettive. Anche quello che abbiamo letto, da cui abbiamo preso le mosse, no? È un'invettiva. Quindi nel Purgatorio contro l'Italia, criticata per l'estrema divisione del paese, per l'esistenza dei tirannelli locali che vessano il popolo, per l'incapacità di identificare qualche cosa che sia il popolo. E attenzione, perché il popolo è importantissimo, ricordiamo sempre che il popolo siamo noi, ma questa questione del popolo è complessa, perché a volte te lo dicono appresso come un'arma politica. Il popolo invece siamo tutti, il popolo è integrato, e il popolo è anche quello che comprende la poesia d'amore. Sembra strano, vero? Ma io vi sto parlando dei fondamenti della nostra civiltà, dei fondamenti della nostra convivenza. Amore e politica, amore e inventiva, Italia e Beatrice, esistenza privata ed esistenza pubblica, vita nova, dice lui. E quindi è anche con la lingua che si struttura un popolo, e lui è molto interessato a questo. Infatti lui critica ferocemente i capetti del suo tempo, i capetti isterici, come quelli che ci opprimono a noi, no? La piramide dei capetti isterici, in cui ognuno diventa il capetto di un altro, e poi quando si crea una isteria dominante come quella di questo, tu puoi vedere uno qualunque che viene e dice alzati la mascherina, non stai respirando bene, non stai campando bene, controllo orizzontale, ognuno il poliziotto dell'altro, eh? Io consiglio, dovete sempre rispondere in maniera durissima, chiama la forza pubblica, non ti permettere di rivolgerti così a me, tu sei un cittadino come me, non ti permettere di darmi ordini, non ti va bene quello che faccio, chiama i vigili. Amore e politica, perché ognuno fa la sua parte. Di capetti isterici ne sappiamo molto, quindi ci interessa, ne abbiamo uno a Palazzo Santa Lucia che è un capetto isterico totale, no? Quale onore, sembra che abbia addirittura citato come imbarazzante una serie di mie dichiarazioni che lui non conosce perché ha letto il giornale, ha messo che sappia leggere. E quindi questo è il valore della testimonianza. E alla fine lui, nel Sesto del Paradiso, parla di impero. Quindi è proprio scalare il suo modo di vedere, il suo modo di volere il potere. Poesia è politica, quindi, perché la parola letteraria è un'arma politica e il modo di veicolare la parola letteraria è un'arma politica. Questo ci interessa molto, poi lo vedremo anche dopo, proprio per fissare la figura dell'intellettuale militante, dell'intellettuale che sente il proprio compromesso, che sente il proprio impegno, sente il proprio valore civile. Il valore civile non è quello del Cartucci, perché un uomo del sistema, un bravissimo poeta, però tra l'altro ha vissuto una tragedia terrificante, ha perso un figlio, il peggio che ti può capitare, però poeta del sistema, allora tu lo senti solenne, ampolloso, dice ma che è questa poesia civile? No, la poesia civile è quella di Dante,
cioè quella che imposta il rapporto con la patria come una sofferenza, come un grido di dolore. Chi più di noi che stiamo riflettendo sulla nostra civiltà e sulla nostra patria ha il diritto di inveire contro la nostra patria e ha il diritto di aggredire e attaccare e indicare i nemici della nostra patria? E non mi sto riferendo a persone, mi sto riferendo a idee. Va bene? Ci torneremo. Ci torniamo quando vedremo in che senso un'operazione letteraria può essere un'operazione popolare. Lo vediamo fra un attimo. Però quello che ci interessa adesso è vedere invece un altro aspetto di Dante che è molto importante. Dante è un grande artista, il più grande degli artisti del mondo occidentale, di tutti i tempi, e però è anche il più universale degli autori, non solo nel mondo occidentale, va bene? I manoscritti che tramandano Dante, la commedia di Dante, sono 600, che manoscritti medievali, che diciamo, fatte le proporzioni, è come un best seller pazzesco, diciamo, superiore o pari alla diffusione manoscritta della Bibbia. Non ci sono, non c'è il Corano, non ci sono i libri indù, non ci sono Confucio, no. L'uomo universale è l'uomo dantesco. E io vi esorto a essere orgogliosi della vostra patria, soprattutto della patria culturale, perché fra Dante e l'uomo di Leonardo l'Italia ha contribuito proprio a forgiare l'Occidente e la coscienza del mondo in qualche modo. E la cosa interessante è che lui coniuga teoria e prassi. Cioè Dante non è soltanto un artista che scrive opere come la Commedia, no? Io non la chiamo mai la Divina Commedia, perché non si chiama la Divina Commedia, è una cosa pubblicitaria nel Cinquecento, l'aggiunse, no? Divina. Poi era anche, vedete, nelle parole come si può manipolare. Era un modo per renderlo ortodosso cristiano nel periodo della Riforma Luterana. Allora c'era molto interesse a dire è un ust, no? Dante è un ust. Allora divina, il poema sacro, no, la commedia non è un poema sacro, la commedia non parla mica solo di Dio, non è mica un'ascesa mistica al cielo, soltanto, tant'è vero che alla fine, lo sapete che qua, che vede Dante, alla fine tutti il viaggio, ma lo voglio dire subito, io quando faccio le lezioni lo dico alla fine, leggo il passo, ce l'abbiamo, poi ve lo leggo io, è bellissimo. Vide, lui guarda e finalmente per intercessione della Madonna, la quale a sua volta ha chiesto a San Bernardo, che è il capo dei mistici, l'uomo che ispirò il massacro di Cluny degli Albigesi nel 200, è considerato il maggiore mistico della tradizione cattolica, contraddizioni della storia, no? Allora San Bernardo intercede, così lui può finalmente coronare il suo viaggio, che è un viaggio iniziatico, un viaggio di purificazione. Lui, per conoscere il bene, e ora lo vedremo, devi analizzare il male. E questo è per tutti, perché è scritto nella lingua di tutti, nella lingua italiana nascente. Allora lui arriva finalmente, il viaggio, e arriva finalmente al momento in cui deve contemplare Dio. Deve contemplare Dio, allora ficca il suo occhio nell'occhio di Dio. Non si capisce, non fa niente, ve la dico prima in italiano, nella sua lingua, poi dopo ve la spiego e vediamo che cosa vede lui, perché quello è il filo del nostro discorso. È quello che stiamo dicendo, il filo. Quella mette l'occhio nell'occhio di Dio, quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso, dall'occhi miei al canto circospetta dentro di sé, e il suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie. Se dice, è la fine del paradiso. Lui sta guardando Dio. Finalmente per intercessione mette l'occhio per un momento in Dio e che gli appare? Gli appare la Trinità, cioè vede chiaramente la natura divina dell'uomo, perché questa è la Trinità.
L'amore ti rende divino. Questo è il messaggio cristiano ridotto proprio in pillole, va bene? L'amore ti rende divino. La parte divina dell'uomo è sapere amare, sapere vedere l'altro. Questo è un punto fisso che vi serve come chiave politica totale. Un governo che crea dolore e divisione a milioni di persone non sta lavorando bene. Sta andando verso la parte non divina della storia. Allora lui dice, quella circolazione che concepita così appariva dentro di te Dio come un lume riflesso, cioè vede tre cerchi colorati che sono l'idea di Trinità. Come è fatto l'uomo nel suo rapporto con la divinità? Dall'occhi miei a quanto circospetta, dice, io la guardavo, circospetta vuol dire che lui la sta guardando con attenzione, finge l'occhio dentro e dice, dentro di sé, del suo colore stesso, mi parve, attenti, che cosa vede alla fine? Vede la Trinità, tre cerchi colorati che girano nell'occhio di Dio, girano, girano, e alla fine lo sapete che cosa vede? Lo sapete l'immagine che si forma? L'ha detto lui. La nostra effigie nell'occhio di Dio, ci siamo noi nell'occhio di Dio, ci siamo noi, c'è l'occhio dell'uomo. Ha viaggiato, ha salito, ha conosciuto e ha sofferto il male. Per conoscere il male devi diventare un po' cattivo anche tu. E cortesia fu lui essere villano, quando lui è nel fondo dell'inferno non ha più pietà. C'è un male e una cattiveria, anche questo ce lo vogliono togliere. Tutto questo discorso stupido, violento, tirannico, come dicono, tutte parole inglesi, perché è tutta roba che viene dalla distopia nordamericana. Speech, com'è? Hate speech, i discorsi dell'odio. Ah sì, io non posso odiare il male, non posso odiare quello che ammazza il bambino, non posso odiare quello che fa le schifezze politiche. Non posso odiare i traditori della patria e dei parenti, a chi ha ammazzato i suoi genitori. Perché no? Dice Quintiliano, odia il mascalzone. Non posso odiare le idee. Solo loro possono odiare. In alto a destra, loro sì possono odiare, lui no. Se no sei violento, sei pericoloso, sei un caso. Invece lui odia, e quando incontra nel fondo dell'inferno un peccatore di tradimento che sono immersi nel ghiaccio, dopo la facciamo sta fenomenologia, no? Lo vediamo come lui punisce il male. C'è una nuova moda che sta, amore di bicicletta, turisti in bicicletta, poi proprio a Napoli, Camel Trophy. E allora lui gli dice, raccontami la tua storia a questo qua che è immerso nel ghiaccio. Dice, raccontami la tua storia. E lui gliela racconta, dice, te la racconto se tu per un attimo, lui è condannato a stare immerso nel ghiaccio per l'eternità, mi togli la brina dalle ciglia, cioè una cosa minima, per lui è un sollievo enorme. E Dante dice, sì, non ti preoccupare, tolgo la brina dalle ciglia. Raccontami la storia, lui gli racconta la storia, dopodiché Dante piglia e se ne va, e quello fa, è la brina. E lui se ne frega e dice, e cortesia fu lui esser villano, cioè essere sgradevole, cattivo, non mantenere la promessa con uno che si è macchiato del peggiore male, è una forma di giustizia. E cortesia fu lui esser villano. Quindi lui è militanza, teoria e prassi. La prassi è la sua militanza, non ce lo dimentichiamo mai. C'è un prezzo per dire la verità, che si chiama parresia, non il prezzo di dire la verità, parresia, ricordate questa parola? La sapete, secondo me, meglio di me tutti quanti. C'è un prezzo per dire la verità. Dante ha pagato il prezzo dell'esilio. C'era un grande maestro, maestro dei miei colleghi dantisti, che tanto vorrei vedere qua adesso, dei miei amici dantisti, maestro dei maestri dei miei amici dantisti, grande Salvatore Battaglia, che scrisse un libro che si chiamava Esemplarità e antagonismo nel pensiero di Dante. Io dico, chiedevo, io ero piccolino, sono vocazionale, quando ero bambino andavo a pensare a sti cose, allora piccolino, tredicenne, quattordicenne, andavo chiedendo, ma come dice l'antagonismo nel pensiero di Dante? E Vittorio Lusso, che è stato il più grande dantista napoletano nella storia dell'università, maestro degli attuali maestri, mi disse, l'intellettuale è sempre antagonista.
dice da antagonista, antagonista vuol dire che lui è in un rapporto conflittuale con il mondo che lo circonda, perché lui è una voce di coscienza, esemplarità e antagonismo, soprattutto antagonismo. Allora la militanza, vedete che vita e opera si uniscono, la militanza si unisce alla militanza letteraria, cioè allo scrivere il testo. Il testo pieno di contenuti, e a sua volta si unisce alla militanza teorica, cioè lui non fa soltanto opere d'arte, scrive trattati. E di che scrive i trattati? Scrive il trattato di politica, la monarchia, dove teorizza il posto dell'Italia dentro una compagine imperiale. Oggi la parola impero è molto poco di moda, diciamo, no? L'impero, che schifo qua là. E invece impero, quando dico là, appunto è una compagine sovranazionale. E scrive sulla lingua, il De Vulgare Eloquentia, perché comprende che, come noi abbiamo già visto nelle precedenti lezioni, è fondamentale la lingua letteraria. E poi comprende una cosa fondamentale che ci porta al testo che abbiamo distribuito e che ci porta alla... al discorso politico-linguistico, cioè all'idea di popolo di cui parlavamo, la diffusione del sapere. Lui scrive un'altra opera, credo che anche ne abbiamo parlato, però ricordo, io confondo le lezioni private, guarda, universitarie, istituzionali, con quelle pubbliche, sono private quelle là, perché non ci può accedere nessuno, devi fare un'app, è una cosa distopica, è bruttissimo, è un crimine. Allora confondo a volte i due piani. Però lui scrive un'opera che si chiama Il Convivio, è molto bello questo, no? Perché convivio che cos'è? Convivio è un banchetto, cioè l'idea che la cultura non viene dall'alto al basso, ma che la cultura è uno stare insieme. E come la scrive? La scrive in volgare. E di che tratta Il Convivio? Il Convivio tratta dei principali fondamenti del pensiero filosofico e scientifico del suo tempo, cioè lui dice apertamente: anche se non sei latino, anche se sei occupato nei tuoi affari, nelle tue faccende, nella tua vita, è giusto e doveroso che tu impari in che mondo vivi. E quindi lui pone tutta una serie di problemi, tutti intorno a certe sue poesie complessissime, nelle quali però tu, se leggi Il Convivio, ti accorgi di come era fatto il mondo per loro, come era il cosmo, poi ritrovi tutto nel paradiso, perché lui quel mondo lo rimette nel paradiso, ti accorgi di qual è il grande dibattito sulla vera nobiltà che abbiamo visto l'altra volta, cioè l'idea che la nobiltà non deve dipendere dalla nascita, ma dipende dalle tue qualità personali spirituali. La struttura dell'anima, come funziona? Qua da poco secondo me si ammuscia tutto, dovrò alzare la voce. Va bene, ci sono quindi una serie di cose estremamente interessanti che lui mette come divulgazione. E a quel punto possiamo vedere che cosa vuol dire fare la lingua del popolo, che cosa vuol dire parlare e proporre un ethos popolare, una serie di idealità condivisibili da tutti. Questa cosa lui la chiama stil novo, cioè il nuovo stile. Il nuovo stile non esiste, è un'invenzione di Dante, esiste e non esiste, perché lo stil novo, come corrente letteraria, è la prima categoria letteraria della letteratura universale. Cioè nessuno aveva mai definito come critico letterario una corrente in atto, no? Ed è lui che se la inventa. Lui dice esiste uno stile nuovo, lo dice nel Purgatorio, diciamo. Ma che cos'è questo dolce stile nuovo? Che cos'è? È un modo di parlare di cose serie, di cose complesse, di legittimare cose complesse nella lingua di tutti. È per ciò che vi ho portato il sonetto più famoso della letteratura italiana, uno dei pezzi più belli, no, della letteratura italiana, che si chiama, è famoso, lo sapete tutti, e ce lo leggiamo insieme, Tanto gentile e tanto ne scappare. Perché lo vogliamo vedere? Per molti motivi. Prima di tutto perché è un modo nuovo di legittimare l'amore umano assimilandolo a quella divina. Cioè il messaggio è la cosa, o è me, no?
verso di me. Legittimare la lingua del popolo e legittimare l'amore terreno, l'amore umano, assimilandolo a quello divino. Cioè lui gli sta dicendo una cosa pesantissima in un periodo nel quale, per l'appunto, l'idea di non rivolgere il tuo sguardo solo al creatore, di fissarti sulla creatura e non sul creatore, secondo quanto dettame di Sant'Agostino, è qualcosa di peccaminoso. Ma guardate che scoprire l'amore umano è un passo di indipendenza fondamentale, è quello che ci stanno togliendo adesso, perché l'abbiamo detto, le relazioni amorose e anche di amicizia umane non ce n'è una uguale all'altra. Cioè sono il campo della nostra massima libertà. Ognuno di noi stabilisce come si vuole toccare, come si vuole guardare, a che distanza vuole stare, che parole vuole dire, ogni volta è diverso, è una cosa meravigliosa. È questo quello che stiamo perdendo ed è questo che lui fonda. Allora adesso lo vediamo, no? Apparentemente il linguaggio è dolce, cioè facile, perché lo dobbiamo capire tutti in città. Dobbiamo parlare, noi facciamo quello che faceva lui adesso, lo andava a leggere. Quindi è facile, è dolce, però è profondo, perciò è nuovo. È profondo perché sotto c'è la filosofia. Non potrò farvi la spiegazione, guardate qua. È piena, no, di appunti, cose, spiegazioni, è il testo più studiato della italiana. Però potremo vedere alcune parole chiave, alcuni significati fondamentali nei quali lui stabilisce questa idea di amore umano assimilabile all'amore divino. Quindi la donna comune, la donna normale, la persona della strada diventa come la Vergine Maria. E ogni parola non significa quello che credevi a prima vista, ogni parola significa molto di più, perché che abbiamo detto che la poesia è parola potenziata, è parola di cui il poeta si prende la responsabilità, perché infatti non è una parola seguita, è una parola scolpita sulla pagina. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, che ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente di umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può, chi non la prova. Par che dalla sua labbia si muova un spirito grave e pieno d'amore che va dicendo all'anima, sospira. È apparentemente semplicissima, no? È una poesia d'amore. Però noi vediamo che qui, se l'andiamo a parafrasare, vedremo una montagna di significati ideologici, a cominciare dal fatto che la donna è assimilata a un miracolo divino. Cioè, che cosa sta dicendo Dante sostanzialmente? Nel nostro amore terreno, nel nostro guardarci, nel nostro salutarci, c'è, addirittura lui fa un gioco fra salvezza come saluto e saluto come salvezza e saluto come salutare qualcuno, cioè c'è la salvezza dell'umano, c'è l'umano più profondo che è divinità, tanto gentile e tanto onesta pare, già pare, no? Noi crediamo che pare vuol dire sembra, e invece no, pare vuol dire che lei è come l'Epifania, appare in tutta la sua evidenza, in tutto il suo splendore, così gentile, e ce lo siamo ricordati qual è il cuore gentile è il vero nobile, che può essere anche squattrinato, può essere anche socialmente di basso livello, però è gentile, cioè ed è terribile, ragazzi, è sulle parole che lo giocano, gentile è la parola, il gentiluomo, no? Della nobiltà di sangue. Che fa? Si ruba la parola e la applica alla nobiltà spirituale. Quindi perché Beatrice è una grande donna e perché gli studi di genere sono una cacca? Perché Beatrice è un simbolo, è un emblema politico, sociale, esistenziale, è gentile, è onesta. Onesta non vuol dire la stupidaggine che qualunque critico del genere ti direbbe, no? È onesto perché deve essere casta, non c'entra niente. Onesta è perché è dotata di onestum, che in latino è il cittadino corretto, è la persona moralmente corretta.
Quindi qual è la qualità di questa donna che appare come un miracolo? Ed è giusto che è un miracolo, perché è la prima donna laica degna di essere amata che noi cantiamo. Non è la Madonna, è di più, è Cristo, Beatrice. C'ha tutti gli aspetti della Madonna e di Cristo. La donna mia. Adesso arriva la gente che ti dice, ha detto che la donna è sua, allora è la proprietà dell'uomo, ma è scandaloso, ma che schifo. No, critico femminista, o pseudo-femminista, questo col femminismo non c'entra niente sta roba. Critico genere, no, donna vuol dire, abbiamo imparato tutti, no, domina, è la mia signora, è colei che signoreggia i miei pensieri e mi spinge ad andare avanti. Quando saluta altrui, in genere, che fa lei? Saluta, cioè offre salvezza con questo gioco di parola, che ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Che cos'è questo? Cioè quando lei passa e ammutoliamo e abbassiamo gli occhi, ma questa è un'esperienza mistica, è un'esperienza mistica, è l'ineffabile. E voglio fare proprio una finezza per quelli che più, diciamo, stanno dentro queste cose, no? Anche la struttura grammaticale e sintattica indica l'ineffabile. Perché? Perché se pensate, guardate, è tutto giocato così, tanto gentile che, va bene? Mostrasi così piacente che cos'è questa? Questa è una proposizione, grammaticalmente si chiama consecutiva, cioè tanto bella che, io sono così stanco che cado dal sonno, va bene? Questa si chiama così che, si chiama consecutiva. Questa è la forma grammaticale dell'ineffabilità, cioè tu non puoi dire direttamente quanto è bella Beatrice. Perché? Perché è un'esperienza mistica. E quindi il bello è ineffabile. Quando San Paolo sale da Venere, al cielo di Venere, torna giù e dice non posso parlare. Perché è una bellezza talmente grande che è ineffabile. Come esprime la lingua ciò che non si può dire? Con una consecutiva, cioè con un paragone. Tu non puoi dire direttamente bellissima, perché bellissima è poco. Allora devi costruire un intero discorso, questo si chiama sonetto. Sono 14 versi, di cui due strofe di 4 versi e 2 di 3. Devi fare una struttura poetica intera, quindi poetica che vuol dire? Vuol dire fonico musicale, di potentissimo impatto, no? E la devi fare, io le so. Per farvi dire l'ineffabile. Allora, perché sono le 2:40, vi voglio parlare dell'inferno e del male. Vi faccio notare solo un'altra cosina interessante, benignamente di umiltà vestuta, cioè lei incede suscitando la meraviglia benignamente di umiltà vestuta. Sapete chi è vestito di umiltà? Secondo San Paolo è la Madonna. Quindi noi abbiamo qua una persona, un personaggio, una persona in carne e ossa assimilata alla Madonna. Qual è il messaggio? Che l'amore personale, l'amore nostro, l'amore umano è pienamente degno di cittadinanza. Perché infatti loro scoprono proprio una facoltà dell'anima e quindi danno patente, danno legittimità all'amore. Perché? Perché fra l'anima razionale, che deve comportarsi secondo i dettami di Santa Madre Chiesa, e l'anima vegetativa, che serve solo a mangiare e a riprodursi, loro scoprono che c'è un punto intermedio che è l'amore umano, che è quello che ti mette in gioco, no? Allora questa donna deve essere divinizzata, perché simbolicamente ci dice è lei la Madonna, è lei che sta qua e mostrasi sì piacente a chi la mira, quindi è oggetto di ammirazione. Si mostra così piacente non vuol dire del tutto bella, qua niente significa quello che una sola cosa vi faccio vedere al verso 7, e par che sia una cosa venuta. Se voi lo studiate da solo vedete che tutto la parola parere, che vuol dire apparire, percorre tutto il testo. Perché? Perché lei è un miracolo, è un'epifania, e par che sia una cosa venuta. Tu dici, e qua un'altra volta la nostra amica critica femminista l'ha reificato perché è una cosa, ma come una cosa? No, stupidelle, anche stupidelle stanno un sacco i critici che si fessarino, non è che no, cosa vuol dire qualcosa di straordinario, cioè cosa vuol dire? Causa.
è usato direttamente, i filologi hanno appurato questo uso della parola, no? Cosa vuol dire causa efficiente? È una parola filosofica, cioè lei è la causa efficiente di venuta di cielo in terra a mostrare un miracolo, cioè lei è la causa efficiente della comunicazione fra il cielo e la terra. Altro che cosa? No, io non lo dico per scherzare, io ho sentito gente, analfabeti funzionali, dire cose del genere, no? Che è una cosa che l'uomo, il maschio violento e tossico che vuole reificare la povera Beatrice. Noi faremo un grande ringraziamento a tutti qua. Vorrebbe un tavolino semplicemente. Questa storia del gender che io ho cercato di fare si coniuga con quella del popolo, quindi come vedete da un testo stilnovista noi possiamo passare a comprendere le questioni sia appunto della nozione di popolo che cos'è, è ciò che si va formando intorno a ideali e valori comuni, come quelli dell'amore umano nel Medioevo. Ma anche quella del genere è importante, non è solamente un gioco, io uso il sarcasmo, uso l'invettiva, però in realtà sembra riflettere questa idea di fare una critica basata soltanto sugli studi di qualche cosa, no? Studi di genere, studi coloniali, studi questo, studi quello, è il contrario del sapere. Perché se tu fai, non è una materia, hai capito? Non è la filologia italiana, che sono cose che si sono create nei secoli più o meno neutre. Va bene, non è la storia medievale, no, è un gruppo di persone ideologizzate, che infatti viene tutto dall'America, che prende il sapere, una fetta del sapere, la taglia per dimostrare una tesi precostituita, cioè l'inquisizione. Non c'è dibattito negli studi di genere, il dibattito è minimo, è su dettagli, sul sesso degli angeli, come si suol dire, va bene? Ma nemmeno negli studi postcoloniali, cioè tu devi dire che c'è un oppressore e un oppresso, punto e basta. E lo devi cercare da tutte le parti. Se ci pensate, questo è molto più pericoloso di quello che sembra, perché questo fornisce una base filosofica a quello che stiamo vivendo adesso, cioè alla separazione degli esseri umani per gruppi, appartenenze, sesso e chi più ne ha più ne metta. E chi più ne ha più ne metta. Non so se mi spiego, cioè è veramente grave, capito? Cioè loro ti vengono e non è un caso che nel dibattito stanno qua da 30 anni e hanno perso. Il dibattito lo perdono, tant'è vero che hanno dovuto costruire con i vostri soldi i centri studi di genere. Io per avere un centro studio completamente non finanziato, autofinanziato sugli studi aragonesi, cioè su Napoli, all'inizio dell'età moderna, ho buttato il sangue. Loro hanno i centri finanziati in tutta Italia, di studi postcoloniali di genere, dove fanno i loro affarucci, le loro storiacce, indipendentemente dal valore del singolo. Non mi sto riferendo ai miei colleghi di cui non conosco nemmeno la cosa, parlo proprio in generale, parlo di questi studi che sono arrivati, che hanno bisogno del finanziamento violento dello Stato, con le tue tasse, perché non vince il dibattito. Perché? Perché tagliano una parte della realtà e applicano a quella parte della realtà un'ideologia precedente, è un'operazione violenta, è un'operazione abusiva, che rompe la magnifica varietà dell'interpretazione, non solo letteraria, ma anche dei rapporti umani. Quando io metto questi termini, capito? Se io devo dimostrare che il mondo è tutto mascolinità tossica, queste traduzioni umilianti dall'inglese, perché è tutta roba, oppure se come in Spagna ti obbligano, se hai fatto un'infrazione, secondo loro, ad andare a un'officina di mascolinità, dove delle persone ti spiegano come essere maschio. Cazzo significa essere maschio? Io non lo so. Io sono prima di tutto una persona. Questo sono gli studi di genere. Questo sono. Non c'è bisogno di studi di genere per comprendere le enormi problematiche del ruolo pubblico della donna.
determinate situazioni di oppressione, ma anche determinate situazioni di rappresentazione straordinaria. O credete che ci siamo arrivati grazie alle femministe rad femme americane, noi a fare questo minimo di parità e di uguaglianza che da vari decenni già è in atto e si riflette nelle legislazioni? Sono state loro? No, è stato Dante. È stato creare l'immagine di una donna, rappresentare l'immagine della donna e dignificare l'immagine della donna contro certi usi sociali e politici. Le cose io non ho cancellato, e qua entriamo nella cancel culture, va bene? Perché questa roba è la base filosofica del cancellare il nostro passato. È grazie che viene dagli Stati Uniti, ma se a loro non gliene frega una mazza della storia, non ce l'hanno. E quella che hanno è meglio che la dimenticano, perché è un paese che nasce da un genocidio terrificante, più di uno. Allora gli interessa venire da noi a dire tu sei una merda, la tua storia è una merda, è tutto finto, è tutto falso, e non è vero. E quindi mi indigno, è vero, è un comizio, no, è una lezione universitaria indignata, uguale a quelle che faccio in aula, guardate su questo punto qua, perché non dobbiamo capire. Poi i dati in che hanno scritto la monarchia, il fatto che è nato nel 1265 ed è morto nel 1221, mo fa 700 anni, quelli, se vi ha interessato il discorso, ve li andate a vedere per conto vostro. È comodo dire i fattarielli, capito? Invece no, è andare a ficcare gli occhi nella letteratura. Allora lui scrive la commedia. E la commedia che cos'è? Che cos'è? Dedichiamo questi ultimi 10 minuti, che lo so. E allora facciamo questi ultimi 10 minuti e andiamo. Mamma mia, tremo, no, a parlare della commedia in 10 minuti. Manca la saliva in bocca. Com'è? Ogni lingua divien tremando muta, dice proprio nel sonetto, no? Mi si ammutolisce. Esit lingua faucibus, per dirlo in latino, sono amante dei proverbi latini, cioè la lingua attaccata alla bocca, al palato. Ti manca la saliva. Allora, perché è importante? Alla fine tutto il discorso converge su questo che andiamo a dire adesso. Perché è importante? Perché la commedia ci fa capire proprio l'intellettuale militante che ha il diritto di parlare al suo tempo. Perché la commedia di Dante è un grande, prima di tutto, un grande tribunale. È il tribunale dell'umanità, e infatti lui lo esemplifica con persone in carne ed ossa, sia dell'epoca antica, sia dell'epoca a lui contemporanea. Perché? Perché ti vuole dare l'idea che il male umano è universale, è nel tempo. A differenza di quelli che vogliono fare la cultura della cancellazione, che presuppone che noi siamo la migliore epoca del mondo, che ha il diritto di cancellare tutte le altre, Dante sa e ti dice, e tutti gli antichi lo sanno, che il male è sempre presente nell'umanità e va sempre contrastato e indicato. E quindi ti prende gli esempi antichi e gli esempi moderni, così tu puoi toccare con mano. Questa è una cosa tipica, questo è uno dei grandi contributi che la letteratura italiana ha dato all'umanità: l'esempio antico, il saper guardare indietro per parlare al tuo tempo, interrogare gli antichi con delicatezza, mi raccomando, con gentilezza e con educazione, cioè senza torturare il testo come fanno questi signori. Siate sempre educati con gli antichi, sempre rispettosi verso la loro parola, ma se li sai interrogare, loro ti sanno rispondere. E questo è uno dei grandi contributi al pensiero umano che ha dato l'Italia. È proprio un tipico movimento suo. Quindi il poeta può e deve mettere in tribunale, e poi ovviamente i suoi contemporanei. Dante non ha avuto, a volte ve lo confesso, mi sveglio la sera tardi quando mi sento più debole, o la mattina presto quando mi sento più fragile. Mi sveglio e ho paura del collegio di disciplina, ho paura della pressione, ho paura del collega che fa finta di non venirti. E poi dico, ma se lui è andato in esilio e aveva il diritto e ha messo nel suo inferno il Papa ancora vivente, perché lo fa morire nell'anima, lo rifaccio il tavolo, lo fa morire nell'anima, dice allora, ma quello sta ancora sopra, quando va? Quello è un diavolo che si è impadronito nel suo corpo, cosa che io applicherei al dragone che ci comanda.
In realtà la sua anima è morta già nel fondo dell'inferno. Sapete dove? Nella quinta borgia dell'ottavo cerchio, dove ci sono i barattieri, quelli che hanno usato il potere politico per fini personali. Ma lui non lo usa per fini personali, lui è proconsole. Lui può fare, Dante può fare, un grande tribunale letterario e politico e metterci dentro perfino i papi. Allora quando io a volte ho paura, ma che sto facendo? Penso, che sto facendo? Sto facendo un milionesimo di quello che ha fatto lui, un miliardesimo, quindi non ho il diritto di stare in ansia. E mi dico a me stesso, zuccatela, l'ansia. Te la zucchi. Va bene? Perché devi fare quello che devi fare. Allora lui costruisce, sarebbe bello parlarvene, forse la prossima volta se volete, poi magari facciamo un discorso, lo facciamo, parlarvene per bene, perché lui costruisce una macchina straordinaria che presuppone la conoscenza del male per capire il bene. Ma fondamentalmente, questo ve lo voglio, voglio lasciarvi un po' su questo, è una macchina che è incardinata nel cosmo, cioè il mondo. Nella testa di Dante, che è la testa di un intellettuale medievale che guarda l'antichità, è perfettamente sincronizzato. C'è un rapporto che noi non abbiamo fra ultraterreno e terreno, fra cosmologico e spirituale. Perché? Perché Dio, ascoltatevi bene, sono proprio gli ultimi minuti, facci attenzione, guardatelo, ve l'ho detto, c'è un'immaginazione per la storia. Guardate la sfera terrestre, è al centro dell'universo, intorno gira un mondo completamente ordinato. Questo mondo sono dei cieli, ognuno corrispondente a un pianeta e ognuno legato a una tendenza dell'umano, diciamo. C'è il pianeta che cerca la gloria, quello là più bellico, quello là più sapiente, quello più aggressivo. Ci sono vari tipi di modi di essere nel cosmo, va bene? E poi c'è una cosa che lui prende da Aristotele e cristianizza, che si chiama il primo mobile. Cioè come si muove tutto questo universo, perché loro sono convinti che la Terra è ferma e il mondo gira intorno a noi. Poi vedremo che trauma è stato scoprire che non era così per l'umanità, scoperto da un italiano, da Keplero, che comunque è un umanista, insomma, è sapere italiano. Il primo mobile si chiama. Il primo mobile che cos'è? È un cielo, perché loro devono spiegare il movimento, e questo lo spiega, che gira a tutta velocità, perfettamente fatto di sostanza eterea, e dà il movimento a tutti gli altri cieli, fino alla Luna, che è quello più lento, va bene? Questo è il cosmo. Ma come si muove il primo mobile? Per una questione, per un fenomeno non fisico. Chi muove il primo mobile, che a sua volta fa muovere l'universo intorno alla Terra, quindi intorno alla Terra gira il cosmo, ma chi lo muove è un atto d'amore di Dio. C'è un rapporto fra il mondo fisico e il mondo spirituale, con l'idea di fondo che tutto quello che siamo è il soffio di amore di Dio. Questo è il suo cosmo. Nel fondo del fondo della Terra c'è invece, ma a sua volta parte del cosmo, c'è Lucifero, cioè Dio che si specchia, Dio che si guarda, Lucifero, che è stato conficcato nel fondo del centro della Terra. Infatti l'inferno è imbuto, perché la Terra è inorridita, si è aperta, tutto si spiega nel cosmo di Dante, si è aperta per far passare Lucifero e i suoi diavoli, gli angeli che stavano con lui, e lui è conficcato alla cintola nel centro della Terra. Il mondo è così, al centro della materia. Infatti il diavolo è il principe della materia, è quello che ci stanno distruggendo e opprimendo oggi, è tutta materia. È in nome della materia che vogliono che tu gli consegni la tua vita spirituale intera. È in nome della nuda vita, che è la materia. Maledetto. E quindi lui è il principe della materia. E Dante su quella base crea una precisa struttura dolorosa del male, che passo a indicarvi rapidamente per chiudere con un esempio di cultura della cancellazione. Dante scopre che il male si può dividere in vari modi, e esorto sempre tutti a rifletterci sopra. Si può essere cattivi per incontinenza, cioè perché non riesci a frenare una passione interiore. Vuoi mangiare, vuoi fare l'amore, lo fai in modo eccessivo, non ti contieni. È un tipo di peccato. Infatti il peccato meno grave per lui, sapete qual è?
è la lussuria, è il peccato amoroso, Paolo e Francesca. Eh? Ma anche quello è un peccato, se ti lasci andare che cosa fai? Perché Paolo e Francesca peccano? Non tanto perché si afferrano, diciamo, ma perché da quello è una perversione di un ordine da cui si genera violenza, si muore. E sempre con un caro saluto ai critici del gender, Gianciotto Malatesta, cioè il marito di Francesca che uccide Francesca per l'adulterio, mica sta nel primo cerchio, nel secondo, quello dei lussuriosi, sta nel fondo dell'inferno, è castigato peggio. L'assassinio di una donna nel pensiero medievale è uno dei peggiori crimini, e l'assassinio della moglie è peggio ancora, perché sei un traditore dei parenti, quindi lui è conficcato nel ghiaccio, mentre Francesca, tutto sommato, come dico sempre io, se me lo danno a me con mia moglie come pena non mi dispiace neanche tanto, no? Stai aggirando a lei, forse sì, dici tutta l'eternità con Cristo scassa, no? E va bene. Poi invece c'è il peccato volontario, che lui separa. C'è una cosa, c'è la città di Dite, e qua vi devo raccontare un fattarello velocissimo, è troppo peggio. La città di Dite è una città medievale, cioè fra l'incontinenza e il peccato peggiore c'è un muro difeso dai diavoli, che non vogliono far entrare Dante e Virgilio, perché lì comincia una storia pessima, la storia del peccato volontario, dell'assassinio, della violenza, della frode. Allora i diavoli sono e dicono tu non puoi passare. Allora Virgilio dice a Dante non ti preoccupare, non ti preoccupare, adesso ci parlo io con i diavoli. Virgilio rappresenta la ragione. Allora va dai diavoli, parla, e i diavoli sembra che parlano con lui, poi tutti contenti, si chiudono dietro la porta e lo fregano. E lui torna umiliato così, con la testa bassa, dice Dante. Dante ha paura dell'inferno, dice vabbè andiamo, ce l'abbiamo già visto abbastanza. Come si risolve il problema della città di Dite? Come si fa ad entrare nel male? Lo sapete come? Questo è... Arriva un angelo di Dio con una spada, spacca la porta, scassa tutto, prende a calci nel sedere diavolo e dice entrate. Che è il segno del fatto che contro il male assoluto, ed entriamo in un terreno che io non faccio mio, vi dico tanto, il male assoluto non si combatte solo con la ragione. Questo è il messaggio di Dante, perché la ragione può essere cattivissima, e questo ci fa capire la terza parte dell'inferno, quella dei fraudolenti. Al fondo dell'inferno non c'è l'assassinio. Per il Medioevo la violenza non è il peggiore dei mali, come ci hanno insegnato a noi quelli che vogliono loro soli usare la violenza. La violenza non è il peggiore dei mali, il peggiore è la frode. Perché la frode è peggiore della violenza? Perché la violenza è aperta. Alla violenza si può rispondere con la pace o anche con altra violenza. Ma la frode mette in discussione il fondamento stesso della società. La frode implica dal rapporto fra me e te amoroso, in cui io, se sono un seduttore, sono un ruffiano, dice lui, sto pervertendo la relazione sentimentale, quindi gravissimo, ma può arrivare fino alla falsificazione della moneta. Guardate quanto è grande l'arco della frode, passando per il prete che non crede in Dio, che lo fa solo per convenienza, che è dove io dico che andrà per Goglio, 19° canto dell'inferno, nella bolgia dei simonici, che compendiano tutti i preti e i sacerdoti corrotti moralmente, sono infilati in una foiba, sono infilati nella roccia, e ogni volta che ne arriva uno nuovo spinge verso il fondo quello precedente. E poiché i papi traditori sono tanti, per Dante il crepaccio roccioso in cui sono infilati a testa in giù i papi è enorme. E lui dice sta per arrivare Bonifacio, cioè Bonifacio VIII, e allora io ho stesso il diritto di dire che secondo me anche lì è il posto di Bergoglio, che non chiamo col nome, chiamo col posto, col nome al secolo, perché non sta obbedendo ai dettami spirituali del cristianesimo. Era tutto, quindi la frode è peggio di tutto il tradimento. Questo è solo un piccolo schizzo del
della struttura del male e del peccato, però voglio andare verso la fine, forse me ne parlerei ancora di più, però poi so che l'attenzione umana dopo un'oretta, anche dopo 50 minuti, si dice, già vedo Marco che scalpita, mi fanno i segni che se ne vogliono andare, e allora hai capito? Però vi voglio intrattenere finalmente con una cosa. Ulisse non lo leggiamo, era molto bello, guardatevelo voi, perché è un poco questa idea tragica, no? Che è lo stesso di Paolo e Francesco, cioè Dante infatti non è un fanatico, Dante è diviso, quindi da una parte ammira Ulisse perché ha la voglia di conoscere, dall'altra parte lo deve mettere all'inferno perché ha conosciuto ciò che non si doveva conoscere. Questo ci porterebbe lontanissimo, ragazzi. Perché qual è per Dante, voi sapete, non per Omero, l'Ulisse di Dante non ha niente a che fare quasi con quello di Omero. Qual è la colpa di Ulisse? Questo è importante però. È che Ulisse è voluto andare a vedere, Ulisse è il simbolo della conoscenza umana, che in sé è bella e legittima, lui è il simbolo della scienza, ma che se vuole andare a vedere ciò che non si deve vedere, provoca la catastrofe. E ci può servire per vedere che cosa questi transumanisti vogliono mettere nel nostro DNA. Perché vuoi entrare nel mio corpo? Lì c'è il codice di Dio. Lì vai a vedere quello che non si deve vedere, quello che tocca solo a me, spetta solo a me di concedere se vuoi vedere o non vedere. Quando è cominciato il sequenziamento del genoma umano con l'esca, che è cominciato 25 anni fa, io sono occupato di questi problemi, con l'esca della salute e di far andare via le malattie, è cominciata una brutta sfida di Dio, a Dio, che ricorda il film di Bergman, il gioco a scacchi con la morte, signori pericolosi che ci odiano e ci disprezzano, stanno giocando alla roulette russa con la natura e con Dio. Indipendentemente se ci credi o no, questo è il messaggio di Ulisse, se no Ulisse non serve a niente. Questo è il messaggio di Ulisse. Lui voleva andare, fatti non foste per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Dante glielo fa dire, ma quella non è conoscenza. E quando arrivi a vederla, il Signore ti farà voltare per tre volte la poppa e la prua della tua nave e ti inabisserà dentro. Il Signore, metteteci la natura, metteteci il senso comune, metteteci l'umano, quello che volete, ma l'umano prevarrà su questa gentaglia. E voglio chiudere con... perché è più forte e farà rotolare la loro barca per tre volte e li inabisserà per sempre nel maledetto dimenticatoio della storia, nella spazzatura della storia, per quello che stanno facendo, per il male che stanno seminando, per il dolore che stanno spargendo. E allora ve la voglio dire, perché la cultura della cancellazione non passa, non è libertà, è male, è distopia, è tirannide. Allora come ed è un modo per controllarci che fa parte del pacchetto generale di controllo. Perché ve lo dico? Perché quando vuoi fare l'inventiva, quando metti sotto processo, quando porti in tribunale il male del tuo tempo, come ha fatto Dante, papi, politici, intellettuali, filosofi e anche capi religiosi, va bene, là non puoi usare il politicamente corretto. Lì Dante, come io ho fatto molte volte e lo dico qua, come farò quando mi dovrò difendere dai miei accusatori, non mi difenderò con arzigogoli legali, mi difenderò con Dante, non andrò da solo, andrò accompagnato da grande sapere occidentale, da grandi spiriti, io sono un devoto servitore. Va bene? E allora loro diranno, quando lui deve attaccare l'adulatore, l'imbroglione che ha messo nell'inferno, qual è la pena dell'adulatore? È essere coperto di merda. Alessio Interminelli è un genio, lui lo mette in un verso, fa un decasillabo solo col suo nome, lo lascia scolpito per sempre. Non esistevano le querele per diffamazione, non potevano fare niente, oddio, lo potevano ammazzare la famiglia, va bene, però poteva parlare. Allora allora dice, e mentre che io laggiù con l'occhio cerco, perché lui va a cercare il male, deve sentire il dolore, sta guardando nelle bolge, vidi uno col capo sì di merda lordo, Dante dice merda,
che non parea se era laico o chierico, cioè non si capiva, vedi, lo prende in giro, aveva la testa piena di merda, quindi non si capiva se era un chierico, perché i chierici avevano la piazza, avevano la tonsura, quindi non si capiva perché c'era la merda sopra, quindi non puoi sapere, poteva anche essere un prete, non lo era, in Terminelli non era un prete. Qui mi sgridò, cioè quello mi cominciò a gridare e dice: perché sei tu sì gordo di riguardare più me che gli altri brutti? Gordo vuol dire ingordo. Allora quello lo vede dall'inferno, tenete conto che questo è un personaggio famoso, la famiglia esisteva, sentivano quello che lui diceva, era un famoso traditore politico. Allora lo guarda e dice: ma perché sei così desideroso di guardarmi, gordo? Perché me più che gli altri imbruttiti, no, da questa cosa? E io a lui, vedi, dice: perché se bello e comodo già t'ho veduto coi capelli asciutti, cioè non, cioè ti ho visto in vita, cioè lo conoscevo, hai capito? Mette un suo nemico nella sua macchina del giudizio, questa è la commedia, una grande macchina del giudizio. Già t'ho veduto coi capelli asciutti e sei Alessio in Terminei da Lucca, lo nomina col nome e cognome. Però t'adocchio più che gli altri tutti, cioè, ciò ti guarda. E lui risponde: guarda, battendosi la zucca, qui giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Dice: è stata la mia adulazione che mi ha fatto cadere fino a giù. Tutto questo per dirvi che se volessimo seguire la barbarie della cancellazione, il politicamente corretto, il gender, il postcoloniale e tutta questa spazzatura intellettuale, noi non potremmo più leggere Dante, come già sta succedendo nel resto del mondo, in grandi parti del mondo. Quindi difendiamo Dante, difendiamo la nostra tradizione, difendiamo la nostra letteratura, e difenderla non vuol dire ossequiarla pedantemente, vuol dire parlarci sempre, interrogarla sempre con discrezione. E la prossima volta lo vedremo con Boccaccio e con Petrarca. Grazie.